Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati in una nuova puntata della Gita Galattica Shadespire. Anche se Shadespire in realtà oramai è già andata da un pochino, è un gioco di estremo successo, tant'è che siamo arrivati alla terza stagione. Infatti siamo a Bisgrave oramai, si è aperta questa comunicazione tra il reame di Shaish e il reame di Gur, quindi lasciandoci alle spalle la città degli specchi, ora siamo arrivati nel Bisgrave, questa montagna sacra su Gur. Visto che alcuni di voi ci hanno chiesto un breve tutorial, diciamo così, su come iniziare a giocare a Bisgrave, adesso vi spiegherò come giocare a questo fantastico gioco. Dopo, nella seconda parte del video, vedrete un round di gioco in cui io e Naomi vi spiegheremo le singole azioni. Quindi, prima cosa da fare, una volta scelta la vostra banda, è creare un mazzo di 12 carte obiettivo e almeno 20 carte potere, in cui la metà deve essere rappresentata da azzardi, non da stratagemmi, perché gli azzardi possono essere sia stratagemmi sia azzardi incantesimi. L'altra metà saranno migliorie. Una volta scelta la banda e il mazzo, bisogna creare il campo. Una volta scelta la banda e il mazzo, entrambi i giocatori devono spareggiare tirando 4 dadi. Chi ottiene più critici vince lo spareggio. A parità di critici bisogna guardare i mezzi supporti, a parità di mezzi supporti bisogna guardare i supporti pieni. Chi vince questo spareggio sceglie se mettere giù la prima plancia oppure se appaiare. Qual è la differenza? Che chi mette giù la plancia per primo si trova il campo già costruito dall'avversario, ma può posizionare 3 segnalini obiettivo, che vedete qui. Possono essere messi ovunque sul campo, tranne che in un esagono iniziale, dove trovate il simbolo di Shadespire, in un esagono letale o in un esagono bloccato. Devono essere messi almeno a 2 esagoni di distanza l'uno dall'altro e non possono essere messi su un esagono di bordo, tranne che per l'ultimo obiettivo, che può andare su un esagono di bordo. Una volta posizionati gli obiettivi, a partire dal giocatore che ha messo la prima plancia, ci si alterna nel posizionamento, volontario o meno, di un esagono letale, che qui vedete rappresentato da un segnalino di un vecchio kit promo di Shadespire. Una volta fatta questa cosa, si pescano le carte, 3 carte obiettivo e 5 carte potere, e una volta pescate le carte si può decidere se scartare una parte della nostra pescata. Bisogna scartare tutto un blocco, quindi se volete eliminare alcune carte potere dovete eliminarle tutte, se volete eliminare alcune carte obiettivo dovete eliminarle tutte. Una volta gestita la pescata iniziale delle carte, bisogna spareggiare di nuovo, quindi stesso criterio di prima, per vedere chi inizia a schierare. Chi ottiene più critici, a parità di critici mezzo, sceglie chi inizia a schierare. Una volta schierati tutti i modelli, il giocatore che finisce per primo ha un critico in più nello spareggio che determina chi gioca per primo. Quindi, una volta vinto quest'ultimo spareggio, il vincitore sceglie se iniziare per primo o far iniziare l'avversario. Il gioco è costituito da 4 round, o meglio, da 4 attivazioni che si spalmano all'interno di 3 round. Quando si compie un'attivazione, si può muovere un guerriero, quindi muovere un guerriero pari alla caratteristica movimento che è segnata sulla sua carta, quindi in questo caso, prendendo in considerazione Skaet, il cacciatore, il leader della banda della caccia selvaggia, muove di 5 esagoni. Un'altra cosa che si può fare è fare un'azione attacco, che trovate segnate nei riquadrini neri. Il primo esagono indica qual è il range, il secondo la seconda caratteristica indica quanti dadi e che simbolo bisogna ottenere, mentre l'ultimo simbolo indica il danno dell'azione attacco. Quindi si può fare un'azione movimento, un'azione attacco, una superazione carica, che quindi comprende un'azione movimento più un'azione di attacco. Si può mettere in guardia un guerriero, che vuol dire che considera come successo in difesa non solo il simbolo che è segnato sulla sua carta, quindi in questo caso scudi, ma considera anche i dodge, le schivate, come successi. E questo è quello che si può fare su un guerriero. Le altre cose che si possono fare sono pescare delle carte potere o scartare una carta obiettivo e ripescarne un'altra. Due parole al volo su quali sono le carte potere che possiamo trovare nel nostro mazzo. Appunto, come vi dicevo prima, possiamo trovare gli stratagemmi,
che sono un po' come gli istantanei di Magic, che vedete qui rappresentati col simbolino della spada, oppure gli azzardi incantesimi, che erano quelli con la fetta di pizza che dicevamo in un vecchio video, che possono essere lanciati solo dai maghi. In questo caso, nella banda della caccia selvaggia di Skaet, il mago è Kartaen, quello con il corno. Il numero segnato nel riquadro di fianco al nome è il livello di sapere del mago, quindi quanti dadi magia tira per fare azioni attacco magiche o per utilizzare azzardi incantesimi. L'ultima tipologia di carte che possiamo trovare nel nostro mazzo potere sono le migliorie. Migliorie, con l'ingranaggino, che possono essere applicate solo spendendo i punti gloria. Cosa sono i punti gloria? Sono i punti che determinano la nostra vittoria o la sconfitta in questo gioco e che possono essere guadagnati in due modi. O uccidendo gli avversari, quindi ogni avversario ucciso ci permette di guadagnare un punto gloria, oppure conseguendo gli obiettivi, che possono essere di due tipi. Quindi vediamo se ne trovo un altro qua, per esempio. Possono essere obiettivi immediati, evidenziati dalla parola in grassetto, che vengono conseguiti nel momento preciso in cui si verifica la condizione e che una volta conseguiti permettono di pescarne uno nuovo dal mazzo obiettivi, oppure possono essere obiettivi conseguiti in una fase finale. Cos'è la fase finale, quindi? È una volta finite le quattro attivazioni dei nostri guerrieri, c'è la fase finale in cui è possibile conseguire obiettivi, scartare obiettivi, eliminare, assegnare migliorie, eliminare carte potere che non vogliamo più tenere e poi ripescare carte fino a tornare al valore di 3 carte obiettivo e 5 carte potere. Una cosa importante da ricordare, che di fatto chiude un pochino le macro regole per questo gioco, è il passo potere. Dopo ogni attivazione, dopo che ogni guerriero ha mosso, attaccato, caricato, fatto qualunque cosa, c'è il passo potere, ovvero a partire dal giocatore di turno ci si alterna a giocare carte potere. Quando entrambi i giocatori passano, perché nessuno dei due vuole più giocare carte potere, l'attivazione, il turno di quel giocatore finisce e quindi si passa all'avversario. Bene, questo è grosso modo il regolamento riassunto ai minimi termini di Warhammer Underworlds. A questo punto aspettiamo Naomi e gli facciamo vedere un round di gioco. Solo un mazzo di carte. Anche se ho dormito un po' male. Adesso la riconosci. Forse non mi riconosci per questo motivo. Ma quindi come funziona Warhammer Underworld? È un bel gioco? È delirante, non ce la posso fare. Intanto puoi anche girare. Cosa gioco